Anticipazioni settimanali puntate una vita da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio 2017. Le domestiche scoprono che Casilda ha fatto dormire Martin in soffitta e la rimproverano duramente. Lourdes continua le sue manovre, ma Trini scopre nella tasca del suo cappotto la ricevuta di un vale postale di 3.000 pesetas per un certo Fidencio Cabreras in Argentina. Maximiliano e Pablo fanno una sorpresa a Leonor. Mandano in stampa a servire e tacere. Mauro rivela a Teresa la sua vera identità, ma i pochi ricordi del passato sono troppo dolorosi per lei e non vuole sentire più nulla. Mauro dice a Cayetana di avere arrestato Gubern e dalla sua reazione capisce che ha avuto a che fare con l'uomo. Trini racconta a Victor di avere trovato nel soprabito di Lourdes la ricevuta di un vaglia, indirizzato a un uomo in Argentina. Ramon, ubriaco, dice a Lourdes che erano più felici prima del suo ritorno. Leonor regala il bozzetto del frontespizio del suo romanzo a Casilda e distribuisce le prime copie alle donne della soffitta. Il dottor Maglia dice a Rosina che deve andare a Berlino per un'urgenza. Dovrà farsi operare entro una settimana o aspettare il suo ritorno. Cayetana torna dal Palazzo Reale e racconta alle vicine che la regina le farà visita. Durante i preparativi per la cena dei soldati, Teresa si presenta ad Acacias. Appena vede Cayetana, inizia a ricordare momenti dell'infanzia vissuti insieme a un'altra bambina e Lourdes sorprende Fabiana intenta a frugare nei cassetti della sua padrona e la sottopone a un interrogatorio minacciando di licenziarla. Ramon interviene in difesa della domestica, ma le chiede di ammettere il vero motivo per cui stava frugando nei cassetti di Lourdes. Cayetana chiede a Celia di estorcere a Felipe tutte le informazioni possibili sull'ispettore San Emeterio. Servante cerca di sfruttare i soldati rimpatriati facendogli fare il suo lavoro, ma Susanna lo smaschera. Le signore di Acacias si preparano per la visita della regina. Lourdes si impegna a far capire a Victor che a Maria Luisa non importa più nulla di lui.